Ma io credo che non ci siano grandissimi segreti, credo che invece dei cacciatori che abbiamo preso li conoscevano anche da altri, poi abbiamo avuto sicuramente il coraggio e la tempestività di prendere il momento giusto, ma questo è frutto anche di una grande collaborazione che c'è all'interno dell'Aula, abbiamo fatto tutto veramente gomito a gomito con Luciano, con il suo staff, con il nostro staff, è stato veramente fin da subito, abbiamo montato delle basi, un mood straordinario, ci sono stato fin da subito. Poi, sono andati via grandi cacciatori, io poi dico sempre che l'anno scorso abbiamo subito due infortuni molto gravi, per lungo tempo, perché altrimenti anche l'anno scorso potevamo dire la nostra. Questo va anche un merito ai cacciatori, sono andati via cacciatori veramente molto gravi, straordinari. Che autostrada Ma prende questo adesso? momento, in questo momento voglio parlare del passato, quando si prende un premio si prende sempre per il passato, no? In futuro poi vediamo se siamo così bravi per prenderne. Senti, una curiosità invece, avendo preso, scelto dei calciatori, francamente, per tutti i neofiti, noi, diciamo Kim, anche Quara e gli altri, ecco, per curiosità anche di tanti esperti di calciomercato che magari lo sanno, ma come funziona questa famosa rete di osservatori? Cioè, io sono curioso, dai tempi in cui uno, cioè, ho mandato Casali Bianchi, no, a vedere la partita, ad oggi. Adesso ci sono degli strumenti che io credo anche gli operatori del mercato e Sassuolo, dice Giovanni, dopo testimoniare, conoscevano questi calciatori, però ripeto, adesso la differenza forse va fatto il tempismo e il coraggio di prenderli al posto dei mostri sacri, però credetemi che in questo momento tutti sanno tutto, e quindi diciamo, la difficoltà è sempre l'assemblaggio, il momento. Chiaro che noi abbiamo dovuto per motivi economici abbassare i nostri ingaggi, però l'abbiamo creato, come si dice, no? Abbiamo fatto il necessario e tutto. La squadra si è vista subito con grandissime motivazioni e mantenendo la qualità è venuto fuori quello che c'è fuori, ma grazie anche a questo signore Certamente a grandi qua. Tanto grazie a tutti, sono molto felice e emozionato di essere qua. Ringrazio i votanti perché poi sento credo che dà grandissima soddisfazione nel tempo del calcio, io abito con vicino agli anni, quindi essere più vicino a Brignano mi dà sempre un motivo di grande soddisfazione in più del normale, no? Io qui c'ho la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, mio zio. E applaudiamo. quindi quanto riguarda il passato, credo che insomma un passato da cacciatore. Tanti e sono partito sicuramente da lontano e ringrazio anche me stesso per tanti sacrifici che ho fatto, l'ho fatto veramente tanti insieme alla mia famiglia. Per quanto riguarda l'ultima esperienza, mi sento di non perché qui vicino a me, ma Luciano ha fatto veramente un grande numero, l'abbiamo fatto insieme, però credetemi, lui ha veramente fatto un numero straordinario, si è messo con la testa dentro il carrarmato, come si dice, e voleva assolutamente questo risultato. L'anno scorso abbiamo fatto un grande terzo posto, abbiamo creato le basi per fare questo grande Napoli e credo che i grandi meriti vanno veramente a lui, oltre che ai ragazzi, alla proprietà e ai miei collaboratori, ma credo che abbia fatto veramente un numero straordinario. Tornando qui c'è anche il mister ieri e credo che il calcio italiano abbia bisogno di persone così, che lui è veramente un grande studioso e adesso si parla tanto di giochisti, di risultatisti. Credo che lui veramente quest'anno abbia toccato il massimo tra la bellezza e la semplicità, tra il palleggio e la verticalità. E credetemi, non gli è venuto apposta, è per caso, è venuto apposta. L'ha veramente cercato. I ragazzi sono stati straordinari, sicuramente sono dei grandi calciatori, ma lui ha veramente fatto un numero straordinario. Grazie Luciano.